e se non sarà Fellini, De Sica o Rossellini, basta che sto qua a Cinecittà. Dopo aver raccontato l'incredibile storia di Giorgio Rosa nel suo film L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, uscito nel dicembre del 2020 su Netflix, periodo molto complesso, cinema chiusi, ci sembra praticamente un'altra realtà, un'altra epoca, ma sono passati poco più di 2 anni, Sidney Sibilia, regista che ovviamente si è affermato in Italia, nel nostro cinema, nell'ultimo decennio, 2014-2023, sono passati 9 anni dal primo Smetto quando voglio, poi ci sono stati gli altri 2, torna al cinema con Mixed by Harry, il suo nuovo film interpretato da Luigi Doriano, Giuseppe Arena ed Emanuele Palumbo, 3 bravissimi attori napoletani che ho avuto il piacere di scoprire, perché non mi sembra di averli già visti precedentemente, o meglio, hanno dei volti conosciuti, però non ricordo onestamente di aver visto delle interpretazioni di rilievo, insomma, che potessi ricordare nello specifico con questi 3 giovani attori e che ho veramente apprezzato tantissimo in questo film di Sibilia, regista tra l'altro campano, nato a Salerno. Bellissimo il cast in generale, perché oltre a questi 3 attori giovani e assolutamente talentuosissimi, molto importante anche per il cinema italiano che ci siano dei giovani promettenti, ovviamente già affermati, Cristiano Dell'Anna, Adriano Pantaleo nei panni dei genitori dei 3 fratelli Frattasio, che sono interpretati appunto dai 3 giovani protagonisti, Fabrizio Gifuni in partecipazione straordinaria, un grande cast e devo dire in generale, come sempre, una grande squadra a supporto di Sidney Sibilia, a partire dagli sceneggiatori, la produzione Groenlandia, Liberato che ha curato la colonna sonora, poi ci sono ovviamente delle canzoni straordinarie aggiunte che ci riportano al periodo meraviglioso che ci racconta il film, cioè gli anni 80, diciamo a partire dalla fine degli anni 70 per poi arrivare all'inizio degli anni 90. Tranne rari casi, sicuramente non conoscevamo questa storia prima che si cominciasse a parlare di questo film. Magari a Napoli è una storia che è rimasta un po' di più, una storia tipicamente partenopea di cui sicuramente si è parlato di più anche nel corso del tempo, però credo che in generale noi giovani non sapessimo nulla della storia dei fratelli Frattasio, in particolare di Enrico Frattasio e poi dei suoi 2 fratelli che si aggiunsero, diciamo, e crearono a tutti gli effetti un impero negli anni 80. Cosa fece? Intanto bisogna partire da un presupposto. Enrico Frattasio, interpretato da Luigi Doriano, vuole fare il DJ. Vuole fare DJ perché è appassionato di musica, vorrebbe a tutti gli effetti entrare a far parte del mondo della musica, ma come DJ, nulla più. E quello che si ritroverà a fare e quello che si ritroverà soprattutto ad avere in mano successivamente sarà qualcosa di straordinario, di cui effettivamente soprattutto lui tra i 3 fratelli non si renderà mai conto. Lui è sicuramente il fratello più umile, il fratello più semplice, fedele a se stesso, alle volte un po' impacciato, il più talentuoso ma allo stesso tempo il meno ambizioso, il meno determinato, ma anche il meno malizioso, se vogliamo dirla tutta. Vuole fare il DJ, ma non ha fortuna in questo campo, soprattutto perché non ha appunto la malizia giusta, diciamo l'atteggiamento giusto e necessario anche per farsi strada in questo mondo, per trovare il nome d'arte più interessante, per trovare il look che possa colpire maggiormente, insomma non ha la personalità in un mondo di tanti DJ per diventare un DJ importante, quindi non riesce neanche ad esibirsi. Da questo fallimento partirà la straordinaria impresa che negli anni 80 avvenne in tutta Italia. Mixed by Harry cosa? Le musicassette contraffatte, quindi parliamo a tutti gli effetti della contraffazione di musicassette appena prima che arrivasse anche il CD, questo strumento digitale così strano che noi vediamo nel film e che soprattutto i 3 fratelli quasi non riescono a decifrare, che portarono ad un successo pazzesco, che portarono a diventare la prima casa discografica d'Italia, Mixed by Harry, ovviamente con i 3 fratelli Frattasio a capo, dietro a questa impresa ovviamente illegale,
Trattasi di pirateria e diciamo che a tutti gli effetti la contraffazione di quegli anni, non solo di musicassette, anzi il film comincia proprio parlando del contrabbando di sigarette, eccetera, quindi sicuramente le musicassette sono state soltanto una parentesi, ma da quegli anni sicuramente, giustamente, la lotta alla pirateria è diventata importante, è aumentata notevolmente perché gradualmente la situazione stava sfuggendo di mano e devo dire che ancora oggi, come sicuramente saprete, la pirateria è un problema ancora assolutamente autentico, per cui una lotta iniziata 40 anni fa, se vogliamo, sicuramente anche in precedenza, però in un contesto sociale in cui stava diventando veramente un problema di importanza indescrivibile, fino ad oggi, effettivamente ancora oggi abbiamo delle problematiche al riguardo. Quindi i fratelli Fratasio riuscirono a creare questa impresa, a creare questo impero, ad arricchirsi in maniera pazzesca, come sicuramente nessuno di loro avrebbe immaginato, ma poi ovviamente ci sarà un risvolto, non voglio fare spoiler, ma sicuramente, essendo un'azione illegale, interverranno le autorità competenti e qualcosa succederà anche per i fratelli Frattasio. E sicuramente questo è anche un intento del film, ribadendo sempre, perché questo è un periodo di politicamente corretto, quindi bisogna sempre fare le premesse, ribadendo l'assoluta importanza della lotta alla pirateria, ribadendo l'assoluta negatività dell'azione commessa dei fratelli Frattasio, c'è anche un rovescio della medaglia e mi ha colpito in particolar modo leggere tanti tanti commenti che ho trovato sui social in queste settimane, soprattutto sotto il trailer del film e non solo, anche in giro su internet. Tanti ragazzi che evidentemente c'erano all'epoca che ancora oggi ricordano Mixed by Harry e che ancora oggi ricordano quanto si innamorarono della musica. Quanto riuscirono, grazie a queste musicassette, sì, contraffatte, ma che comunque riuscirono ad acquistare anche a basso prezzo e che girarono in maniera pazzesca in quel periodo, a conoscere la musica italiana e internazionale, ad innamorarsi magari anche tra di loro, a fare dei regali speciali. È così che inizia Enrico, tra l'altro, facendo un favore al fratello che doveva farsi perdonare dalla fidanzata che poi diventerà sua moglie con una musicassetta. Per cui il rovescio della medaglia è questo: pirateria. Giustamente lotta alla pirateria, giustamente il risvolto che potete immaginare, perché insomma è sempre una grandissima vittoria per lo Stato, ma per tutti noi quando coloro che vanno contro la legge, non mi sento di definirli criminali, perché il criminale secondo me è un altro tipo di individuo, ma sicuramente si parla anche di azioni criminali e giustamente accadde quello che accadde. Però allo stesso tempo tutto fatto con il cuore, tutto fatto con un intento benevolo e, come appunto questi ragazzi degli anni 80 ricordavano, la possibilità di ascoltare musica come mai si era fatto precedentemente e di conoscere e di innamorarsi della cultura e tutto ciò che accadde, seppur con le modalità sbagliate. Mixed by Harry, oltre ad essere un film importantissimo, ma Sibilia sa fare solo film importanti, ci ricorda, ci riporta alla mente oppure ci fa conoscere, soprattutto per quanto riguarda noi giovani che non c'eravamo, delle storie pazzesche. L'incredibile storia dell'Isola delle Rose ci racconta una storia che ingiustamente, inspiegabilmente, era stata completamente dimenticata, quella di Giorgio Rosa, che purtroppo non ha avuto la possibilità di vedere il film perché se n'è andato precedentemente. Smetto quando voglio. Comunque, la trilogia era un esperimento sociale molto importante, oltre che cinematografico. Adesso arriva Mixed by Harry, quindi oltre ad essere un film importantissimo per il tema trattato, secondo me è veramente un bellissimo film. Un grande film di Sidney Sibilia, un altro grande film di Sidney Sibilia, tecnicamente impeccabile. Regia eccezionale, grandissimo montaggio, una sceneggiatura veramente forte che riesce a rendere il film scorrevole, dinamico, divertente. Sibilia l'ha detto: volevo fare un dramma, pure stavolta mi è uscita una commedia. Però devo dire, una grande commedia che ha comunque i suoi momenti drammatici, ma allo stesso tempo un film intenso, un film profondo, chiaramente biografico, credo molto fedele alla storia. Ci sono anche delle interviste ai fratelli Frattasio di oggi, quindi sicuramente anche loro avranno dato il loro contributo. Immagino, comunque, insomma, credo che la storia sia particolarmente fedele perché questo, e si vede, è l'intento del regista Campano. E un grande cast perché oltre ai tre bravissimi attori giovani,
protagonisti, secondo me, di una performance veramente fantastica. Troviamo un grandissimo Fabrizio Gifuni, attore che non ha bisogno di presentazioni, e l'ho trovato anche un po' più particolare in questa interpretazione, fuori dai suoi standard, anche più divertente, insomma, un'interpretazione molto particolare da parte di Gifuni. Bravissimi Cristiana Dell'Anna e Adriano Pantaleo nei panni dei genitori dei fratelli Frattasio. Forse il trucco dei due genitori durante l'invecchiamento, diciamo così, potremmo definirlo un difetto, perché non ho particolarmente creduto, soprattutto ad Adriano Pantaleo invecchiato con questo capello bianco accennato, però sinceramente non si possono fare miracoli neanche dal punto di vista del trucco. I genitori invecchiati dei fratelli Frattasio non sono particolarmente credibili, ma i due attori, Cristiana Dell'Anna e Adriano Pantaleo, che non scopriamo sicuramente oggi, sono veramente bravissimi, come tutto il resto del cast. Devo dire anche Francesco Di Leva, che negli ultimi anni mi stava convincendo sempre meno, anche perché lo troviamo in ogni film, soprattutto se si tratta di un film girato, ambientato a Napoli, e quindi, diciamo, la ripetitività mi stava un po' stancando, e non sempre in questi anni l'ho trovato in parte, se devo dire la verità. Sicuramente un attore che ha delle qualità, ma ultimamente non mi stava più convincendo. In questa interpretazione particolare interpreta un poliziotto con la cazzimma, insomma, che ovviamente combatterà la pirateria e combatterà Mixed by Harry, l'ho trovato sicuramente convincente. Nel complesso un grande film, un film al quale ho trovato veramente pochi difetti, poche pecche, si poteva fare poco di meglio, e devo fare i complimenti a Sidney Sibilia, perché questa sua volontà, questo suo intento di raccontare storie sconosciute, di raccontare storie dimenticate, di riportare alla mente storie comunque importanti, credo sia veramente ammirevole. Poi lui lo fa con un suo stile, uno stile tutto personale. Tecnicamente, come detto, c'è un lavoro secondo me pazzesco, anche e soprattutto a livello di montaggio, però ovviamente anche dal punto di vista registico. Un regista molto bravo, si vede che c'è una grande formazione dietro, oltre al lavoro sul cast e in generale la gestione di uno staff, e questo è evidente, molto competente in tutti i casi, in tutti i suoi film. Poi devo dire, sempre ribadendo il grande lavoro da parte di Liberato, l'artista ignoto che ha avuto un successo pazzesco in questi anni, napoletano, la scelta delle musiche pazzesca, grandissimi anche arrangiamenti, canzoni storiche e canzoni che ci riportano a quelle meravigliose sonorità anni 80 e non solo, ma in particolare di quel meraviglioso decennio che anche a livello musicale fu quello degli anni 80, e quindi è un prodotto di alto livello, ben confezionato. Tutti gli elementi funzionano nel modo corretto e viene fuori veramente un grande lavoro. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Mixed by Harry, mi sono goduto questa bellissima storia che non conoscevo in questo grande film di Sidney Sibilia al cinema, che sta ricevendo un buon successo. Forse mi aspettavo qualcosina in più, ma sono sicuro che soprattutto coloro che c'erano si siano fiondati subito in sala. E fatelo anche voi, se non l'avete ancora fatto, perché questo è grande cinema italiano e un bravissimo regista, sempre più bravo e consapevole e maturo come Sidney Sibilia, merita tutto il successo del mondo. Il mio voto è un 8 su 10 e non vedo l'ora di rivederlo, perché è un film che veramente mi è entrato dentro e quindi sarà molto bello rivederlo in tutte le sue sfaccettature. Ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano!